Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Partiamo subito con un aggiornamento dei mercati. Trump torna a casa e torna più in forma di prima e con un tweet, come al solito, demolisce i mercati nel giro di pochi minuti. Come potete vedere dai miei disegni, oggi toro o orso, nessuno può dirlo con certezza, così come non si poteva dire ieri, quando il toro stava vincendo, ma a un certo punto da più 1,40, più 1,50 dei mercati di Wall Street siamo passati a meno 1,70, a meno 1,80 nel giro di pochi minuti. Il tweet di Trump ha affondato la Pelosi, nel senso che ha dichiarato che il progetto dei democratici, insomma, la proposta dei democratici di approvare un nuovo piano di aiuti, di stimoli per il Covid, era assolutamente da evitare, era criminale, quindi non si poteva fare. Questo ovviamente ha fatto sì che i mercati reagissero negativamente. Oggi i mercati tornano per il momento leggerissimamente positivi, con il Nasdaq che al momento segna un più 1% teorico sul future, ma, ripeto, ma è tutto da vedere. Da qui alla fine delle elezioni e soprattutto anche nei giorni successivi, quando fino a che non si insedierà il nuovo presidente, saranno giornate estremamente complicate ed estremamente volatili. E lo vedremo, come l'abbiamo già visto ieri, lo vedremo un po' su tutti gli asset, ok? Le novità del giorno quali sono? Stanotte il Congresso ha approvato un piano di aiuti straordinario per le compagnie aeree americane, 25 miliardi di dollari, e altri 125 miliardi, 115 miliardi, cioè no, 125 miliardi di dollari a favore del programma di protezione degli stipendi. Quindi in qualche modo questo ha fatto sì che i mercati asiatici tentassero un rimbalzo e stessa cosa hanno tentato di fare quelli europei e quelli americani. Andiamo per ora a vedere i grafici, così almeno guardiamo tutto nel tempo reale. Ed eccoci qua sul grafico del Nasdaq, come al solito, e vedete come in questo momento sia leggermente positivo, più 1%, ma ieri abbia fatto veramente un crollo verticale in modo abbastanza impressionante e soprattutto pericoloso, perché questo tipo di volatilità non può altro che innescare dei sell-off molto molto pesanti, quindi dovremmo fare molta molta attenzione. Guardate qua, stiamo ancora giocando tra i supporti dell'area 11.000 e le medie mobili tra 21 e 50 periodi. Vedete che qui continua ad esserci una situazione molto molto congestionata, quindi è molto difficile capire quali movimenti possono fare il mercato, perché basta un tweet e tutto cambia, tutto cambia direzione, o in positivo o in negativo. Purtroppo siamo in balia di questi eventi, purtroppo gli investitori sono molto sensibili a questo tipo di situazioni e questo per i piccoli diventa un problema. Comunque andiamo a vedere un po' cosa stanno succedendo sul resto dei mercati. Allora, per il momento, quindi Nasdaq è più 1, S&P 500 Future più 0,50, FTSE MIB meno 0,20, quindi siamo sul mercato italiano, DAX meno 0,7, praticamente piatto, UK più 0,42, la Francia meno 0,07, anche qui abbastanza piatto. La Cina ha chiuso più o meno in positivo, più 0,50 per il China 50, il CSI 300 meno 0,10%. L'Hang Seng di Hong Kong è praticamente piatto, forse oggi però dovrebbe esserci festa, non mi ricordo, mi sembra che oggi dovrebbe essere un giorno di chiusura, vado a memoria. Giappone più 0,90%, quindi Giappone positivo, Australia più 1,34%. Staremo a vedere come apriranno i mercati americani, che comunque sia per il momento sono positivi, ma soprattutto come varieranno il loro andamento nel corso della giornata. Andiamo a vedere due cose molto interessanti. Vediamo sul petrolio. Il petrolio torna a salire, si riporta intorno ai 40 dollari, poi ha toccato, guardate qua, in maniera molto 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 importante, ha toccato la media 50 periodi. Ieri qui siamo sul VTI, quindi sul greggio americano, ha toccato la media 50 periodi, su cui poi è tornato indietro, poi stanotte ha riaperto con un gap negativo. Sul petrolio per me resto ancora fuori dal petrolio, ma sono dentro alcune società petrolifere che mi stanno dando non pochi problemi, perché pensavo che dai minimi potessero rimbalzare, poi ne parleremo un attimo tra poco, scusate. Quindi petrolio è in questo momento non particolarmente esaltante, e andiamo a vedere anche cosa sta facendo magari il gas. Vediamo un po'.
Ecco qua vedete anche il gas, tutto sommato è tornato su livelli abbastanza interessanti, 2,52 dopo aver toccato un massimo di 2,80 nei giorni scorsi. Guardiamo l'oro, l'oro soprattutto che risente molto delle oscillazioni del dollaro e quindi prende movimenti abbastanza diciamo inconsueti. E cosa fa l'oro? In questo momento siamo a 1,888. Ieri ne ho approfittato sulla caduta qua su questa candela rossa, ho aperto un piccolo long e che ho chiuso stamattina proprio per andare a prendermi questo rimbalzo qua, perché mi aspettavo che intorno agli 1,890 più o meno potesse tornarci. Non ci sono molte indicazioni, diciamo, da questo punto di vista, su queste commodities che possono essere sia l'argento che perché vedete che il mercato si muove in maniera molto molto nervosa, quindi bisogna fare molta attenzione. Andiamo soprattutto a vedere qualche stock, perché ieri mi avete fatto alcune domande a cui non ho potuto rispondere in diretta sul canale Telegram, ma su cui tento di rispondervi adesso. Allora, mi avete chiesto cosa succede a Rolls-Royce, mi avete chiesto cosa succede alle compagnie aeree, se American Airlines è da comprare, se Lufthansa è da comprare, cosa sta succedendo alle varie compagnie comunque che si occupano di turismo, di viaggio, eccetera, eccetera, se sono comunque è il momento di comprarle. Non lo so se è il momento di comprarle, non ve lo posso dire io perché io non posso darvi questo tipo di consigli. Possiamo andare a vedere i grafici e capire insieme cosa sta succedendo. Per esempio, possiamo andare a vedere al momento il grafico di Cisco, che non c'entra molto con le compagnie aeree e quant'altro, ma ha subito negli ultime settimane una pesante discesa, soprattutto su un outlook negativo dato dalla guidance negli ultimi diciamo, earnings. E questo ha fatto sì che tornasse a una situazione abbastanza pericolosa. Vedete, qui avevo segnato questa linea rossa come un probabile target di arrivo dopo questa discesa, e adesso addirittura è andata a romperla. Qui, ora in questo momento, guardate che sta facendo una piccola, sta creando una nuova resistenza. Vedete che siamo più o meno su questi supporti qua. Su Cisco, il mio outlook resta comunque positivo, è un'azienda che ha delle ottime possibilità, soprattutto sta facendo molto anche nel campo 5G con dei prodotti e delle infrastrutture molto interessanti, ma sta facendo moltissimo nel cloud e quindi per me Cisco è comunque una di quelle aziende che forse vale la pena mettere nel paniere in questo momento per chi ce l'ha, magari anche integrare con qualche piccola posizione, perché sul lungo periodo potrebbe essere davvero una nuova risorsa interessante. Allora, andiamo quindi andiamo a vedere se troviamo un po'. Allora, per esempio, vediamo un po'. Facciamo prima cercarle da qua. Andiamo a vedere American Airlines AAL e vediamo come siamo messi. Come avete saputo prima, come vi ho detto prima, è stato approvato un nuovo pacchetto di aiuti per le compagnie aeree, quindi è chiaro che le compagnie aeree non sono messe benissimo. Guardate qua, American Airlines ha perso dal momento Covid, che già comunque non era esaltante per American Airlines, è scesa dai 30 dollari, è arrivata fino ai 9, addirittura più in basso, fino agli 8 dollari. Su questa struttura qua era molto interessante entrare, soprattutto perché erano dei minimi storici davvero molto 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 interessanti. Ora siamo intorno ai 12 dollari e vedete che fa fatica in qualche modo a recuperare, e farà fatica ancora per recuperare, ci metterà molto tempo perché al momento, diciamo, la situazione negli Stati Uniti non è per niente rosea, e soprattutto finché non arriverà un presunto vaccino che possa funzionare, perché poi adesso bisognerà capire con questi vaccini che si stanno per essere consegnati, ultimati, quanto effettivamente saranno attendibili, perché sono stati sviluppati velocemente, saranno stati testati in maniera efficace, nessuno può saperlo, e quindi questo ovviamente scaturisce tutta una serie di problematiche, potrebbe scaturire una serie di problematiche future, staremo a vedere. Fatto sta che per il momento la situazione delle compagnie aeree in generale, che sia American Airlines o Lufthansa o quella che volete, non è affatto rosea. Si può tentare di entrare in questo momento.
piccole posizioni, magari integrandole nel caso di ulteriori risalite, ma come potete vedere dal grafico non c'è molto da dire. Qualcuno mi aveva chiesto cosa stava succedendo a Rolls-Royce. Allora, Rolls-Royce, andiamo a prenderci questo. Allora, siamo su minimi storici su Rolls-Royce. Allora, siamo arrivati a 1,33, adesso siamo arrivati a 1,98, siamo poco sotto i 2 euro, 2 dollari, scusate, qui siamo a minimi toccati nel 1996. Vediamo se ci arriviamo. Ve lo faccio magari vedere sul mensile. Eccolo qua. Eccolo qua, guardate. Siamo sui minimi storici del 1996. Che dire, molto molto interessante da questo punto di vista. Potrebbe essere sicuramente una buona opportunità di ingresso. Non so su Rolls-Royce quale sia l'outlook che in questo momento addirittura tocca più 18%. Dicevo, non so su Rolls-Royce. Ieri ha fatto più 18%, quindi vedete che dai minimi del 96, ovviamente l'hanno sentita tutti come rimbalzo possibile e ha rimbalzato. Tuttavia, dicevo, la strada da fare per Rolls-Royce è veramente lunga. Rolls-Royce che non produce ovviamente solo automobili, produce anche motori, motori di navi, motori di aerei e quindi come tutto il settore in questo momento è molto molto in crisi perché ovviamente ci sono tutte le varie problematiche. Non so qua quale sia l'outlook, la vision del management in questo momento. Di certo ce n'è di strada da fare, quindi anche qui da entrare, se volete entrare piccole posizioni, da integrare eventualmente in futuro. E non cambia la situazione per qualunque altra azienda del settore. Andiamo a vedere per esempio Boeing, che comunque è una delle aziende più solide del settore, ma guardate qua, qui siamo sul mensile, guardate che tonfo che ha fatto dal Covid, quindi da 3,75 è arrivato a 161. E guardate qua dove siamo arrivati ai livelli addirittura del 2016, quindi siamo veramente anche qua andati indietro tantissimo. Boeing è un'altra azienda molto interessante, ma soprattutto è un'azienda sostenuta dal governo americano per i suoi progetti aeronautici, militari e spaziali, quindi un'altra azienda da tenere sicuramente in considerazione. Andiamo a vedercela sul grafico giornaliero che è un pochino più parlante. Qui l'abbiamo tradata con uno short un po' di tempo fa, adesso è tornata un pochino su, ma vedete che come American Airlines ha questo andamento davvero davvero poco poco confortante. Anche qua piccoli ingressi ipotizzabili con molta molta attenzione. Ci sarà ancora da soffrire per tutto il settore, per tutto quest'anno sicuramente e per parte del 2021. Sempre poi legati all'andamento della pandemia, ovviamente. Se le cose dovessero migliorare, è chiaro che questo è un settore che potrà riprendersi velocemente. Però è tutto molto incerto, tutto molto da vedere. Bene, per il momento non ho molto altro da dirvi. Diamo un'occhiata alle criptovalute come al solito. Binance 2718 torna a scendere un pochino, si appoggia sulla media a 21 periodi. Il trend per il momento resta positivo. Bitcoin continua a non volerne sapere di superare la resistenza che ormai si è posta a 11.000 e continua a oscillare intorno ai 10,7-10,6. Vedete quell'onda che io qui avevo disegnato per il momento non ha preso corpo. Quindi, spero che questo video vi sia stato di aiuto, che vi sia stato soprattutto interessante. Come sempre, iscrivetevi al canale, mettete un like, cliccate sulla campanellina per ricevere gli aggiornamenti. E ci vediamo ai prossimi video. E come sempre, stay tuned and finger crossed. Ciao a tutti!